dottor Busato, richiamo un po' per passi quella che è la realtà di RSE. Allora, RSE è proprio acronimo di ricerca sul sistema energetico ed è una ricerca che viene effettuata proprio a beneficio di tutti i consumatori. In quanto RSE è una SPA posseduta dal MEF tramite il GSE che opera proprio su indirizzo del MITE e di ARERA. Sono due sedi, una principale a Milano e una seconda sede a Piacenza, che contano circa 320 persone in organico. E tra tutte quelle che sono le attività per la transizione che RSE compie, c'è chiaramente una ricerca di base sul sistema energetico che è supportata dall'implementazione di modelli e scenari proprio per le strategie nazionali, quindi per la definizione di quelle che sono le strategie nazionali. Con un supporto alla regolazione e alla normazione e chiaramente un trasferimento tecnologico all'industria laddove possibile, quindi c'è proprio un affiancamento all'industria. A questo si somma chiaramente anche una rappresentanza internazionale di tutto quello che è l'operato di RSE, in quanto non operiamo chiaramente solo a livello nazionale. Detto ciò, io farei un passo indietro e quindi direi: perché stiamo parlando di comunità energetiche rinnovabili? Allora, adesso dovrebbe comparirvi a video un grafico. Aspettate che riesca a vederlo anch'io. Perfetto. Quello che vedete qui a sinistra è il grafico che individua le traiettorie definite all'interno del PNIEC, che, come ben sapete, è il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, al quale abbiamo chiaramente collaborato per la definizione, e queste traiettorie sono delle traiettorie pre-revisione, quindi sono le prime traiettorie individuate per la definizione del PNIEC. In realtà questi obiettivi sono oggi ancora più stringenti e quindi questi obiettivi saranno rivisti al rialzo, quindi saranno ancora degli obiettivi più difficili, passatemi il termine, da raggiungere. Ma se già ci limitiamo a questa fotografia, vediamo che secondo queste traiettorie l'energia da fonti energetiche rinnovabili dovrebbe nel 2030 arrivare a circa 190 terawattora. Fate conto che nel 2018 la fotografia era di circa 114. E in queste traiettorie il grande contributo arriva proprio dal fotovoltaico, che deve passare i 30 gigawatt di potenza installata sul territorio. Quando oggi, e questo oggi si riferisce veramente all'altro ieri perché è una fotografia del 2020, ci attestiamo ad una potenza installata di circa 20 gigawatt. Allora, come si fa per raggiungere questi obiettivi? Beh, sono diversi chiaramente gli strumenti e sono diverse le misure. Ci sono degli incentivi che possono essere introdotti e chiaramente questi vanno diversificati per tipologia di impianto, per tipologia di meccanismo incentivante che si va a promuovere. Quindi stiamo parlando di, ad esempio, meccanismi d'asta e PPA per la stabilizzazione dei grandi impianti, meccanismi di sostegno tariffario per i piccoli e strumenti ad hoc per tutti quegli impianti lontani dalla competitività. Cosa significa questo? Significa di incentivare ancora tutte quelle che sono quelle tecnologie che meritano ancora oggi di affrontare un percorso di affinamento e di ricerca prima di essere effettivamente ritenuti commerciali e quindi diffondibili sul mercato. Ma di queste tecnologie ne avremo chiaramente bisogno per compiere la transizione. E quindi non tutte le tecnologie ad oggi disponibili sono quelle di cui potremo disporre per compiere la transizione. È bene quindi investire anche su quelle tecnologie che oggi sono ancora in una fase prototipale, ma domani potranno essere tra quelle fruibili anche dal grande pubblico. A questo ovviamente si affianca un percorso autorizzativo, volto alla semplificazione, specialmente per tutti quegli impianti che devono affrontare revamping o repowering, quindi che sono in una fase di vita utile ormai quasi al termine e che quindi necessitano interventi anche sostanziali per riportarle magari alle prestazioni d'origine o incrementarne la potenza disponibile.
Ovviamente anche le policy devono essere delle policy che permettano lo sfruttamento al meglio di tutti quelli che sono gli strumenti che abbiamo a disposizione. Fra queste, ad esempio, cito le aree idonee, quindi l'individuazione di quelle aree su cui accelerare nuove installazioni con impianti di grande taglia. Diversamente, ci sono anche nuovi modelli che sono stati introdotti, nuovi modelli e nuovi strumenti che abbiamo a disposizione per compiere la transizione, che si rivolgono più a piccoli impianti, quindi facciamo riferimento a quella che in gergo viene definita la generazione distribuita. E in questo troviamo proprio la promozione dell'autoconsumo collettivo e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili, anche con accumuli. Ebbene, questi nuovi strumenti, andiamo alla slide successiva, da chi sono stati introdotti? Beh, sono stati introdotti dal Clean Energy Package for All European, che nel 2018, appunto, e poi successivamente nel 2019, tramite due direttive, la direttiva rinnovabili e la direttiva mercati, ha proprio introdotto dei nuovi soggetti. Soggetti a complessità crescente, oserei dire, come vedete in questa piramide qui alla destra dello schermo, partendo proprio dalle forme più semplici di condivisione energetica, e quindi l'autoconsumatore singolo, per arrivare a azioni collettive, che è appunto lo schema di autoconsumo collettivo condominiale, per poi sfociare nelle forme più articolate di autoconsumo e condivisione dell'energia, che sono appunto definite comunità energetiche, e che differiscono in funzione di quella che è la direttiva che le promuove. Allora, non mi interessa adesso entrare nei dettagli di quelle che sono le differenze fra la direttiva rinnovabili e la direttiva mercati, però vorrei che passasse questo concetto. Cioè, la direttiva mercati, occupandosi proprio di mercato elettrico, prevede che il solo vettore ricompreso sia il vettore elettrico e non quello termico, ma ammette la produzione energetica anche da fonti non rinnovabili, quindi anche da fonti fossili. Tipicamente parliamo di cogenerazione, ad esempio. E la direttiva Mercati introduce quindi il concetto di comunità energetiche dei cittadini, che qui vedete indicate come CET. Diversamente, la direttiva Rinnovabili, detta anche direttiva RED2, essendo una direttiva rinnovabili, promuove chiaramente la sola produzione energetica qualora questa sia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, siano esse programmabili e non, ma fa riferimento all'energia in senso lato. Quindi non ci riferiamo solo al vettore elettrico, ma si ricomprende anche il vettore termico, tipicamente reti di teleriscaldamento. Okay. Allora, cosa è successo in Italia? Andiamo alla slide successiva. È successo ciò che non accadeva da moltissimi anni, e quindi un recepimento anticipato di una di queste due direttive, precisamente appunto la direttiva Rinnovabili, che già, slide successiva, nel 2020 ha permesso l'introduzione di questi nuovi soggetti nel mercato nazionale dell'energia. Come? Tramite tre step fondamentali. Allora, a marzo 2020 è stata promulgata la legge 8/2020, a seguito appunto del milleproroghe, che ha introdotto questi nuovi soggetti, quindi autoconsumatore collettivo condominiale e comunità energetiche rinnovabili. Ad agosto c'è stata la delibera da parte di ARERA, a settembre il decreto ministeriale, a seguire le regole tecniche del GSE, e quindi entro fine 2020, quindi prima del completamento previsto per il recepimento a livello nazionale delle direttive rinnovabili, è stato possibile in Italia dare il via a delle prime iniziative. Allora, cosa è successo però? Che stiamo parlando di un recepimento parziale e anticipato, e come tale ha degli obiettivi ben precisi, quello di dare il via a delle iniziative, a delle sperimentazioni per capire la bontà di questi interventi, per capire anche dove intervenire per riuscire a facilitarne poi lo sviluppo e la diffusione sul territorio. E quindi ha previsto una serie di semplificazioni che poi da molti sono stati letti come dei limiti.
io non vorrei usare questa parola. Userei più una parola che è stata già richiamata dal direttore Busato in apertura, e cioè opportunità. È stata data un'opportunità iniziale per partire con delle esperienze, seppur piccole, seppur di modeste dimensioni, in previsione di quello che sarebbe stato poi il recepimento complessivo della direttiva. Allora, quali sono i punti chiave del recepimento parziale anticipato? Li ho divisi per macro temi. Da un punto di vista di regolazione, abbiamo visto che il regolatore ha individuato lo schema virtuale come configurazione di riferimento. Questo perché? Perché ovviamente non stiamo operando su un greenfield, tutt'altro. Noi godiamo in Italia di un sistema efficace ed efficiente. Io lo dico sempre ogni volta che intervengo, siamo qua, la sala è illuminata, ci sono persone collegate da remoto, non ci sono stati disservizi, e questo è quello che accade mediamente nella quotidianità di ogni giorno all'interno del nostro paese. Quindi tutto sommato il sistema funziona. È quindi più difficile inserire dei nuovi soggetti che devono dialogare con un sistema che funziona che non partire da zero e dover riscrivere tutto. E quindi il regolatore in quest'ottica ha detto: benissimo, siccome c'è un sistema che funziona e un'infrastruttura esistente, sfruttiamo quell'infrastruttura, evitiamo la duplicazione dell'infrastruttura. E quindi il modello è virtuale, perché l'energia, come vedremo, transita a tutti gli effetti in rete, la rete che tutti conosciamo. A questo punto il regolatore cosa ha detto però? Dal momento in cui andiamo a promuovere l'autoconsumo, e quindi il fatto che io localmente produco e consumo energia e quindi disimpegno parte della rete, non vado a sovraccaricare le infrastrutture esistenti, perché a questo punto quell'energia rimane bene o male in quei contesti. Io introduco un ristoro diversificato proprio per tipologie di iniziativa, che è pari a 8 euro al megawattora per le comunità energetiche rinnovabili e circa 10 euro al megawattora per gli schemi di autoconsumo collettivo. E questo si riferisce alla quota variabile degli oneri di rete, proprio legato al concetto che vado a occupare una porzione di rete molto piccola. Perché molto piccola? Perché sempre nell'ottica di essere un recepimento parziale anticipato, il perimetro elettrico su cui effettuare i bilanci energetici è stato fissato alla cabina secondaria, quindi alla cabina di trasformazione MTBT, individuando una potenza massima per singolo impianto pari a 200 kW. Quindi il discorso è che l'energia viene prodotta ed autoconsumata all'interno di quel perimetro. Il resto della rete non è interessato da questi flussi energetici e quindi non vado a sovraccaricare appunto tutte le altre infrastrutture, diversamente come avverrebbe se io dovessi produrre, immettere in rete e quell'energia poi subire tutti i processi di trasformazione per essere trasportata altrove, cosa che invece in questo caso non avviene. Il legislatore a questo punto cosa ha introdotto? Un'incentivazione legata alla quota parte di energia contestualmente prodotta e al contempo consumata dagli schemi appartenenti alla, dai membri appartenenti allo schema di autoconsumo collettivo o da chi fa parte della comunità energetica, diversificandola sempre per tipologia di iniziativa, quindi 110 euro al megawattora per le comunità energetiche rinnovabili e 100 euro al megawattora per gli schemi di autoconsumo collettivo. A questo si aggiunge anche la possibilità di accesso alle detrazioni fiscali. Cosa significa quando dico contestualmente? Ecco, il regolatore ha definito un periodo orario che è il periodo di riferimento, quindi all'interno della medesima ora. Vuol dire che quell'energia deve essere prodotta e consumata nella stessa ora. Andiamo quindi alla slide successiva. A fine dello scorso anno, più precisamente il 15 dicembre 2021, è entrato in vigore il DLGS 199, che ha permesso il recepimento complessivo della direttiva RED 2.
e ha introdotto una serie di novità rispetto al recepimento parziale anticipato introdotto dalla legge 8-2020. In cosa si riassumono queste novità, che sono parecchie? E andrei alla slide successiva. Fondamentalmente mi interessa riassumere tre aspetti. Uno, il fatto che il perimetro elettrico è passato dalla cabina secondaria alla cabina primaria. E qui mi soffermerei un attimo, perché quando parliamo di cabina primaria, al di là dei grossi centri urbanizzati, dove magari possono godere di più cabine primarie, quello che in realtà succede nel nostro paese è che una cabina primaria sottende magari anche più di un comune. Quindi iniziamo a ragionare per bioregione. Iniziamo a ragionare per dimensioni territoriali abbastanza vaste. Ovviamente su una dimensione di questo tipo è conseguenza logica innalzare anche il limite massimo di potenza per singolo impianto, che è stato portato a 1 MW, ma non è la potenza massima del singolo impianto, è la massima potenza incentivabile per quell'impianto. Anche qui, perché c'è una logica ovviamente. E qual è la logica? Quella che ci sono delle tecnologie che sotto al megawatt non hanno neanche senso di essere installate, perché i capex e gli opex non permettono appunto di avere un utilizzo di quella tecnologia efficace ed efficiente. Se pensiamo a una centrale a biomassa che alimenta una rete di teleriscaldamento, per 1 MW elettrico sappiamo benissimo che ci vogliono circa 6-7 megawatt termici di potenza in ingresso. Una centrale idroelettrica, certo, la si trova anche sotto il megawatt, ma laddove è possibile, sarebbe un peccato doverla dimensionare al megawatt se ho la possibilità di installare una potenza maggiore. Quello che però viene definito è che il limite massimo incentivabile è il megawatt. Questo anche nell'ottica di promuovere delle iniziative che vadano a soddisfare i fabbisogni delle realtà coinvolte e quindi i profili di carico e di consumo di quelle realtà. Io non voglio produrre per immettere in rete, voglio produrre per autoconsumare, altrimenti scelgo un altro strumento. C'è la RED2 che prevede delle incentivazioni e faccio un dimensionamento diverso, in un caso dimensione in energia, nell'altro caso dimensione in potenza. Qui stiamo parlando di comunità energetiche rinnovabili, devono rispondere a dei fabbisogni locali. E quindi tutte quelle critiche, il megawatt è poco, iniziamo a fare in modo che quel megawatt sia effettivamente autoconsumato. E dal momento in cui non è il solo impianto installato, e ci possono essere più impianti e la sommatoria di questi potrebbe portare a una generazione di più megawatt, non è così facile poi garantire una contemporaneità di produzione e consumo di qualche megawatt in alcuni territori. Quindi non sono poi dei limiti, torno a prima, sono delle grosse opportunità che ci vengono date. E a queste se ne aggiunge una terza, cioè quella che prevede l'utilizzo di parte del parco di generazione esistente, sempre da FER, fino ad un massimo del 30% della potenza degli impianti detenuti o in disponibilità della comunità energetica, perché potrebbero anche essere di un produttore terzo che mette in disponibilità della comunità l'energia prodotta dai suoi impianti. Questo significa che tutti quei territori virtuosi che negli anni si sono già mossi per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, in rispondenza a quelle che sono le sito-specificità dei territori, possono, nel limite del 30%, ripeto, mettere a disposizione anche parte del parco di generazione già esistente. E questa è una fortissima novità, perché laddove è possibile permette di diversificare molto anche in termini di tecnologie che posso sfruttare, non facendo riferimento, ad esempio, alla sola tecnologia fotovoltaica, che è per antonomasia la fonte rinnovabile, che tutti conosciamo, la più fruibile, sicuramente, da nord a sud Italia, ma è anche vero che è quella che ha maggiori limiti, perché il problema maggiore della tecnologia fotovoltaica è chiaramente quella che non sempre
i tempi di produzione corrispondono con i tempi di consumo. E quindi per rispondere e risolvere le problematiche di tempo varianza legate alla discontinuità fra i momenti di produzione e carico, devo ricorrere chiaramente a dei sistemi di accumulo, e solitamente i sistemi di accumulo a cui ricorro sono di tipo elettrochimico. Allora, laddove ho la possibilità di diversificare anche con altre tecnologie che introducono una flessibilità intrinseca ai sistemi, è bene farlo. Questo vuol dire individuare dei modelli di sviluppo territoriale che perseguano appunto delle logiche di efficientamento dei territori. Ora andiamo avanti. Oltre a questo, cosa è successo? È successo che, se questo è un quadro in fase ancora di definizione, dal momento in cui 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il DLGS 199 e ha dato il via ai tempi utili per autorità e ministeri, più precisamente 90 giorni per l'autorità e 180 per i ministeri, al fine appunto di emettere i decreti attuativi, che definiranno anche il nuovo decreto incentivazione, perché gli incentivi potranno essere rivisti in funzione anche della taglia degli impianti e delle tecnologie, dal momento in cui auspicabilmente la tecnologia di riferimento non sarà solo la tecnologia fotovoltaica. E quindi, oltre a questo, abbiamo sentito parlare prima di PNRR, e infatti ci sono una serie di addizionalità che si sommano a questo quadro già così complesso e ricco. E il PNRR prevede proprio l'erogazione di ben 2,2 miliardi di euro da destinare allo sviluppo di comunità energetiche e schemi di autoconsumo collettivo. 2,2 miliardi di euro. A livello nazionale. A livello nazionale. Senza distinzione nord-sud, come c'è su altri modi. Con priorità, però, si dice, per i comuni sotto i 5.000 abitanti. E qui lascio a voi decidere se è disgiuntivo, avversativo questo termine, non è ancora chiaro. Quindi, cosa vuol dire priorità? Che prima avranno diritto a questi fondi tutti i comuni sotto i 5.000 abitanti ed esaurimento richieste potranno accedervi anche i comuni sopra i 5.000 abitanti? Oppure verrà fatta una ripartizione ex ante, il 70% di questi fondi andranno ai comuni sotto i 5.000, il 30% verrà chiarito. Okay? Ci sono ancora, voglio dire, delle aree di grigio sulle quali dover far luce. Sappiamo benissimo che i tempi utili, ad esempio, per ARERA sono ormai scaduti, doveva essere il 15 marzo, no? L'emanazione da parte di ARERA, appunto, di quello che sarebbe stato la nuova delibera ARERA. Così non è stato, a breve ci aspettiamo appunto la nuova deliberazione ARERA e a seguire i decreti attuativi. Diciamo che se non saranno rispettati i tempi tecnici, io auspico e confido che comunque entro fine 2022 avremo un quadro legislativo regolatorio di riferimento che permetta di dare il via ai primi processi di accreditamento di comunità energetiche rinnovabili, così come definite dal DLGS 199. Di questo sono abbastanza convinto. Quindi, quanti mesi ci separano? Una manciata di mesi utili per iniziare a ragionare sugli interventi che vogliamo fare in determinati territori. Quindi è il tempo di rimboccarsi le maniche, non di aspettare dicendo ma non c'è ancora un quadro completo. Ci sono già molti punti fissi su cui poter lavorare. Già sappiamo tanto e su quello si può iniziare già a impostare un lavoro. Poi si farà un affinamento, chiaramente. In questo, ovviamente, ruolo fondamentale sarà anche quello delle regioni. E devo essere onesto, qui stiamo parlando di un territorio estremamente virtuoso. Perché poi citerò un po' tutti i casi studio, diciamo, seguiti direttamente da RSE, molti appartengono proprio a questi territori, che da anni si sono mossi veramente in un'ottica di sfruttamento virtuoso di quello che è il patrimonio territoriale in chiave energetica. E quindi sicuramente non è di certo questa una regione da spronare, però è bene tenere presente una serie di aspetti. Cioè, cosa devono fare le regioni? Beh, devono supportare quello che è il quadro legislativo regolatorio di riferimento. Quindi devono armonizzare
ancora di più questo meccanismo. E soprattutto devono introdurre una serie di funzionalità aggiuntive e premialità che possano garantire ulteriormente lo sviluppo e la diffusione di questi meccanismi. E come si fa a farlo? Tramite una serie di strumenti che vadano ad esempio a incentivare iniziative che contrastino la povertà energetica, che valorizzino le risorse locali. Faccio ad esempio riferimento alla filiera corta, vediamo la filiera bosco-energia ad esempio. Sono tutti costi evitati, li possiamo anche leggere in questi termini. Sappiamo benissimo cosa significa l'abbandono di un bosco. Il potenziamento dell'elettrificazione dei carichi, quindi adottare anche delle policy che possono permettere di aumentare i consumi. Ce ne sono diversi di esempi. L'utilizzo della pompa di calore anziché la caldaietta domestica, laddove è possibile. La mobilità sostenibile. Elimino il gas per la cottura e introduco delle piastre ad induzione. E quindi promuovo tutta una serie di attività a sostegno dell'economia locale, prevedendo magari anche l'erogazione di servizi di welfare per il territorio. Okay? Cioè non facciamo uno a uno comunità energetica rinnovabile, quindi i membri godono dello sconto in bolletta. Possono essere tanti i meccanismi con cui poi si interviene sui territori, creando filiere locali, promuovendo nuovi posti di lavoro, aumentando il benessere sociale. Sono veramente tantissimi questi meccanismi. Se mi permetto di interromperti un attimo sul tema che si diceva che non c'è il nesso, diciamo così, o non deve essere visto il nesso comunità energetica uguale risparmio diretto in bolletta. Quindi volevo che tu chiarissi questo tema dal punto di vista proprio della praticità, quindi dov'è esattamente il vantaggio di essere un membro della comunità, perché altrimenti uno è un membro potrebbe dire bene, allora quali sono i miei vantaggi? Quindi visto che non c'è questo nesso, penso che sia opportuno chiarire allora qual è il vantaggio di essere il membro. Sì, io da qui, allora, se siete d'accordo andrei un po' a braccio, nel senso che poi vi lascerò tutte le slide agli atti, ma sfrutterei proprio l'intervento di Simone per fare un po' un discorso insieme che ci porta a fare una serie di ragionamenti, che forse è più utile che non farvi vedere i vari casi studio seguiti, di cui adesso un po' vi parlerò proprio anche nell'ottica di rispondere, no, a questa domanda. Allora, il discorso è questo, cioè una comunità energetica rinnovabile, cos'è? Beh, è un soggetto giuridico e fin qui siamo d'accordo. Ma a cosa risponde? A delle esigenze. Risponde a delle esigenze che sono individuate dai propri membri. E questo ci porta a farci una domanda. Cioè, tutte le esigenze sono uguali? No, chiaramente. Così come non sono i modelli costitutivi. Non lo sono assolutamente. Noi come RSE abbiamo seguito già dal 2019 una serie di progetti pilota e nel 2021 abbiamo condotto una sorta di attività di censimento di tutte quelle che sono state le comunità energetiche rinnovabili costituitesi o in fase di costituzione a valle della promulgazione della legge 8/2020. Non contenti abbiamo detto, beh, facciamo una mappa un po' più generale che ci permetta di vedere anche tutte quelle che sono quelle realtà che molto assomigliano alle comunità energetiche rinnovabili. Magari non lo sono, portano un'altra giacca, però rispondono assolutamente a quegli obiettivi. Allora, prima di tutto, cooperative elettriche storiche sono le comunità energetiche rinnovabili ante litteram, a tutti gli effetti. Sono esattamente quello a cui dovrebbe tendere una comunità energetica rinnovabile. L'arco alpino ne è costellato, est-ovest, e se uno va a guardare quelli che sono i flussi energetici a livello di cabina primaria di queste realtà, uno vede benissimo che operano già nell'ottica di massimizzare l'autoconsumo e quindi di livellare al massimo produzione e consumo. Chiaro, questo su base annua. Poi dal momento in cui molte di queste realtà, voglio dire, godono come fonte primaria di energia la tecnologia idroelettrica,
È chiaro che ci sono dei periodi in cui magari sono più importatrici di energia e dei periodi in cui invece immettono. Ma se andiamo poi ad analizzare nel dettaglio il loro comportamento, vediamo che tutte fanno il possibile per massimizzare l'autoconsumo, quindi porsi in una condizione, passatemi il termine, quasi di neutralità verso il sistema, che non voglio venga presa come obiettivo, perché la neutralità verso il sistema da un punto di vista energetico non è detto che sia un bene per il sistema stesso, che ha bisogno di una certa stabilità dal momento in cui quello a cui stiamo assistendo è proprio un cambio di paradigma, cioè da territorio attraversato dall'infrastruttura è il territorio che diventa infrastruttura stessa. Questa cosa è fondamentale, quindi ci deve essere un dialogo di queste realtà con il sistema esistente. L'ho già detto un po' all'inizio. E dal momento in cui i fabbisogni sono individuati dai propri membri, se torniamo alle cooperative elettriche storiche, qual era il fabbisogno? Quello di avere la luce. Quello era il fabbisogno. Oggi ci troviamo ancora di fronte a questo tipo di fabbisogno? Questo tipo di esigenza a cui rispondere? Probabilmente direi di no. È difficile trovare delle realtà che soffrono di disservizi così forti. Bene o male, il sistema elettrico nazionale raggiunge un po' tutti. Allora saranno dei fabbisogni diversi. E infatti nella nostra mappatura abbiamo individuato tre cluster proprio di costituzione delle comunità energetiche. Uno che è di tipo public lead, laddove c'è l'amministrazione pubblica a supporto dell'iniziativa. E passatemi il termine, laddove c'è l'amministrazione pubblica, c'è un po' un sigillo di garanzia. Al di là del fatto che l'amministrazione pubblica sia ben voluta o meno dalla collettività, è chiaro che però se un'iniziativa è promossa dall'amministrazione pubblica è molto più facile avere anche una certa adesione. E quindi tutta l'attività di engagement è in un certo qual modo agevolata. E in questo caso l'approccio è di tipo top-down, cioè è l'amministrazione pubblica che dice io vorrei intraprendere questo percorso, lo presento alla collettività, faccio delle assemblee, organizzo degli eventi come quello a cui stiamo partecipando oggi, informo, formo al contempo, coinvolgo associazioni di categoria. Io faccio sempre riferimento, ad esempio, agli amministratori condominiali. Cioè, pensate a promuovere uno schema di autoconsumo collettivo se un amministratore condominiale non è consapevole del meccanismo che sta andando a promuovere ai propri condomini. Cioè, si fa fatica a decidere il colore per una cancellata. Capite bene che se parliamo di un meccanismo di questo tipo e non so quali sono i vantaggi, quelli che diceva prima Simone, appunto, in cosa si traducono questi vantaggi, sarà difficile che venga recepito, perché io mi devo mettere in gioco. E su questo aspetto qui del perché mi devo mettere in gioco faccio due passi indietro. Ho parlato prima del Clean Energy Package for All Europeans. Bene, il CEP, così chiamato, prevede la centralità dell'utente finale. Cioè in tutta questa transizione è chiamato ad essere protagonista il cittadino, che deve cambiare i propri comportamenti. Perché se io vado a incentivare l'energia autoconsumata e quindi l'energia che viene prodotta da un impianto e nella stessa ora consumata dai membri, e su questa poi avrò un incentivo che potrà essere utilizzato da questo soggetto giuridico, e adesso vedremo come, è chiaro che se io non contribuisco a massimizzare quell'autoconsumo, il beneficio dell'iniziativa sarà molto molto limitato. Cioè due sono i modi: o sottodimensiono talmente tanto l'impianto per cui mi garantisco il massimo dell'autoconsumo, ma ricordiamoci sempre che l'incentivo è proporzionale all'energia che viene condivisa fra i membri, e quindi se è così sottodimensionato l'impianto e il numero di pod collegati è così elevato, probabilmente c'è poco margine per fare qualsiasi cosa, cioè sarà più simbolico. Diversamente, faccio un dimensionamento sulla base di quelli che sono i consumi reali di quella realtà che voglio coinvolgere, ma
devo fare in modo che tutti diventino partecipi di questo meccanismo. Allora è chiaro che in una realtà industriale, ed è il terzo cluster, quindi adesso faccio solo un accenno, è molto più facile perché i profili di carico ci sono, ma quando parliamo di residenziale, di domestico, beh, non è così facile. Allora, quello che ci separa da oggi ai decreti attuativi deve essere un tempo sfruttato per fare informazione e formazione. Cioè qui ne stiamo parlando e ci sembra un tema noto. Io, bene o male, sono coinvolto in 2-3 convegni a settimana da mesi. Sono sempre le stesse persone con le quali mi interfaccio. È quello che ormai definisco il circle of trust. Ci conosciamo, ci diciamo bravo a vicenda, ci sponsorizziamo a vicenda e ci stuzzichiamo anche a vicenda. Ma questa informazione veramente poi passa in maniera così trasversale? Cioè se usciamo da qua adesso e chiediamo al primo passante cos'è una comunità energetica rinnovabile, voi avete contezza che questa persona vi risponda che sa cos'è? Probabilmente no. Probabilmente no. E quindi bisogna assolutamente fare informazione, perché se vogliamo promuovere questi nuovi meccanismi sui territori, i territori devono essere protagonisti, devono capire qual è lo strumento che stiamo utilizzando. Allora veniamo al secondo cluster, quello che ha un approccio misto, diciamo, che risponde a delle problematiche sociali. Vi faccio un esempio di cui sicuramente tutti siete a conoscenza. La comunità energetica rinnovabile di San Giovanni Teduccio, Napoli. Avete visto tutti il bambino dove è arrivato, no? Ecco. Qual è stato il fabbisogno? Era un fabbisogno tipicamente sociale, cioè di riqualificazione urbana e sociale. C'era un fabbisogno energetico. Non era un'iniziativa supportata dall'amministrazione pubblica, non era un'iniziativa neanche supportata da un imprenditore industriale privato. È stata un'iniziativa che ha risposto ad altri bisogni e come tale ha avuto uno straordinario successo proprio per l'attivismo dei protagonisti e di chi si è messo in gioco per riqualificare un quartiere di Napoli che purtroppo da anni soffre situazioni di degrado di un certo tipo e che oggi è invece esempio di come si possa riqualificare una realtà grazie anche a uno strumento che in prima battuta potremmo definire uno strumento semplicemente energetico, ma le comunità energetiche rinnovabili non riguardano solo l'energia, perché sono comunità energetiche rinnovabili e la prima parola è comunità. Se non c'è la comunità, tutto il resto viene meno. Su questo tema, su questo tema soprattutto della riqualificazione, no? Adesso insomma si fa anche un gran parlare della riqualificazione anche delle aree industriali, no? Quindi comunque anche il tema di usare le coperture industriali per creare delle comunità energetiche all'interno di distretti industriali è qualcosa che sta venendo avanti. Quindi magari conviene se spendere alcuni minuti per contestualizzare il tema della comunità energetica all'interno di quello che può essere un distretto industriale, sia esso da riqualificare o sia esso invece un distretto industriale esistente già in forma florida. Insomma. Quindi ecco, magari diamo qualche input su assolutamente su sì. È proprio il terzo cluster. No? Quindi abbiamo parlato di un modello public lead. Abbiamo parlato di un modello che risponde a delle problematiche sociali. Il terzo, che è forse quello diciamo più vicino alla realtà che rappresentate, è chiaramente quello industry driven, dove ci sono dei soggetti industriali. E in questo caso qual è l'approccio? Allora, se quello public lead è un approccio top-down, quello che risponde alle problematiche sociali è chiaramente bottom-up, qui abbiamo un mix delle due cose, perché c'è un proponente, potrebbe essere anche un soggetto industriale, e c'è una collettività che deve essere coinvolta. Allora è chiaro che abbiamo parlato di crisi energetica, abbiamo parlato di aumento dei prezzi, quindi adesso anche per l'industria c'è un'esigenza a cui rispondere. E il rispondere a questa esigenza potrebbe anche non prevedere la costituzione di una comunità energetica rinnovabile.
ma abbiamo questo strumento che ovviamente amplia gli orizzonti di quelle che sono le iniziative che potrai mettere in campo. Perché oltre a ridurre i miei consumi, perché ricordiamoci sempre che se io azienda installo sul mio tetto classico pannello fotovoltaico, l'energia prodotta ed autoconsumata fisicamente per i miei processi industriali e produttivi non transita in rete. Ok? Allora io potrei fare un dimensionamento che mi porta a ridurre il più possibile il prelievo da rete. Questo qui già mi tutelerebbe da un punto di vista di salvaguardia dei prezzi di produzione. Però uno strumento che mi potrebbe permettere di fare qualcosa in più, le comunità energetiche rinnovabili. E quindi lì non dimensiono più sulla base dei miei fabbisogni e del mio autoconsumo, ma vado a sovradimensionare probabilmente il mio impianto, proprio per condividere con degli altri soggetti l'energia prodotta dal mio impianto. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che una realtà già presente sui territori, con forti radici territoriali, ha la facoltà e la capacità di farlo. Anche perché può dar vita a nuovi posti di lavoro, a nuove filiere, può chiaramente coinvolgere con più facilità rispetto ad un soggetto esterno ai territori quella che è la collettività da coinvolgere in iniziativa. E il bello è laddove ci sia un mix tra soggetti industriali e soggetti residenziali da poter coinvolgere. Quindi raggruppare magari più soggetti industriali che mettano a disposizione i propri impianti non solo per altri soggetti industriali che magari non hanno la possibilità di avere delle coperture da sfruttare o di prevedere altre tecnologie di produzione da poter mettere a disposizione, ma coinvolgere anche parte della collettività. Ebbene, in questo caso cosa succede? Succede che questi soggetti avranno un costo evitato pari a tutta quella che è l'energia prodotta dai loro impianti e una marginalità operativa, se così la vogliamo definire. Che da cosa deriva? Beh, deriva da una serie di componenti, no? Vi ho detto prima, adesso facciamo la fotografia a quanto introdotto dal recepimento parziale anticipato, che è un quadro chiaro. Quindi sappiamo che gli incentivi potranno essere rivisti, potranno essere diversificati per fonte, per taglia, ok. Prendiamo adesso come riferimento quei valori e dei prezzi dell'energia, passatemi il termine, umani come quelli di 2 anni fa. Allora, cosa succedeva? Succedeva che il kilowattora immesso in rete e condiviso nella stessa fascia oraria godeva di un incentivo, abbiamo detto. E la valorizzazione complessiva da un punto di vista energetico rispondeva a 3 componenti. La prima è la componente di ristoro che abbiamo introdotto prima, quindi comunità energetica rinnovabile, 8 euro al megawattora. Poi c'era la parte legata all'incentivo, 110 euro al megawattora. E quindi siamo a 118. Poi c'è una valorizzazione commerciale di questa energia, perché questa energia transita in rete e quindi ha una valorizzazione commerciale. E, ripeto, torniamo a prezzi umani dell'energia, quando era intorno ai 50-60 euro al megawattora, andiamo ad aggiungere questi altri 50. Quindi abbiamo 118 più 50. Fate voi i conti, quella è la valorizzazione economica dell'energia che transita in rete. Allora, cosa succede? Sulla parte autoconsumata, per i miei processi produttivi, non transita in rete. È un non acquisto, è un costo evitato. È il massimo vantaggio conseguibile, chiaramente. Poi c'è tutta la parte che transita in rete. Se della parte che transita in rete, fatta 100, 50 viene condivisa con gli altri membri nella stessa fascia oraria, questa godrà di una valorizzazione pari alla somma delle 3 componenti. Quindi gli 8 più 110 più 50. Quella eccedente, perché ho dimensionato male, piuttosto che perché i membri della comunità non sono così attenti a consumare quando produco, non gode chiaramente né della componente di ristoro,
né della parte incentivante, ma gode comunque di una valorizzazione commerciale, che di per sé ovviamente non farebbe rientrare l'investimento. Quindi più il mio dimensionamento è oculato, più è facile che io rientri anche dell'investimento. E allora cosa succede? Io questa energia la regalo? Ma volendo sì, ma posso anche trovare altre forme. Ho detto prima, la comunità può detenere gli impianti o avere in disponibilità impianti. Avere nella disponibilità impianti può ad esempio prevedere il fatto che venga siglato un accordo di diritto privato fra le parti, in cui il soggetto terzo investitore che installa il proprio impianto fotovoltaico dice benissimo, allora dal momento in cui l'investimento è stato fatto da me e metto nella disponibilità della comunità energetica il surplus di energia rispetto a quanto consumato per i miei processi produttivi, di quella valorizzata dall'incentivazione prevista per l'autoconsumo, una parte spetta anche a me. Quindi, siccome sarà il soggetto giuridico comunità energetica rinnovabile e non di certo l'imprenditore a ricevere l'incentivo da GSE, di quell'incentivo posso anche siglare un accordo fra le parti dove si dice benissimo, il 60% torna a me per ripagarmi dell'investimento. Il resto lo lascio nella disponibilità del soggetto giuridico comunità energetica rinnovabile. È chiaro il concetto? Se ci sono domande, fatemele al volo su questi meccanismi. Sì, Marina, approfittiamo anche da casa se c'è qualcuno. Vedo che ci sono delle domande. Così. Le domande. Magari Marco, se vieni, che ti inquadriamo e sentono anche da casa. E poi vedo che ci sono in chat, però non riesco a leggere io. Sì, le... c'è una domanda. Allora, provo a fare un esempio che mi interessa. Abbiamo in questo momento un impianto fotovoltaico da 75 kW. Possiamo raddoppiare la potenza. Possiamo una parte dell'impianto esistente, fino al 30%, metterlo a disposizione della comunità energetica, che quindi avrà una disponibilità di 75 più 20 kW di potenza fotovoltaica, giusto? Sni. Il 30% abbiamo visto prima. Allora, il 30% non è della potenza dell'impianto. È della potenza complessiva degli impianti detenuti dalla comunità o in disponibilità della comunità. Quindi, fatto 100, tutta la potenza in disponibilità della comunità energetica rinnovabile, 30 possono provenire da un impianto esistente. Posso anche dismettere questo impianto che ho e metterlo quindi collegarlo, diciamo, rimetterlo in rete, allora, e quindi parte ex novo come nella totale disponibilità della comunità energetica? Il discorso è sempre quello, legato all'incentivazione di cui gode quell'impianto. Quindi non è prevista chiaramente la duplice incentivazione, tutte queste regole saranno chiarite a breve, come vi dicevo, e quindi saranno anche molto più chiari questi aspetti dove c'è ancora del grigio. È chiaro che la doppia incentivazione non può essere prevista, il massimo introducibile appunto è il 30% del totale della potenza posseduta dalla comunità, quello a cui si vuole tendere è chiaramente l'introduzione di nuova potenza. Quindi sul nuovo impianto nessun vincolo. Sì. Sul vecchio bisognerà capire appunto... La doppia incentivazione intende se c'è un conto energia. Se non c'è il conto energia non c'è problema a questo punto. Perfetto. E a questo punto la comunità energetica si costituisce come un soggetto... che può essere costituito anche da chi fa l'investimento dell'impianto fotovoltaico tra i soci della comunità energetica. Prima ha fatto l'esempio di un soggetto terzo, no? Sì. Che mette a disposizione l'impianto. Può essere anche uno dei soci, evidentemente. Può essere anche un membro. Ok. Può essere anche un membro, assolutamente. Cioè, certo. È un soggetto giuridico a sé stante e tra i membri può esserci anche il soggetto terzo, purché si rimane sempre nelle definizioni di PMI, del fatto che appunto l'attività principale del soggetto non sia quella di produzione, di spacciamento, vendita dell'energia elettrica, quindi sia slegato da queste attività, quindi rimanendo diciamo in quelli che sono i perimetri individuati di chi può far parte della comunità energetica rinnovabile, assolutamente può esserci. Ultima domanda, è la comunità energetica è un soggetto aperto, vale dire i membri possono entrare successivamente, può essere allargata, diciamo, la base, sì. Possono essere sostituiti da altri? Allora, assolutamente sì, è proprio per quello che parlavo prima di grande opportunità che è stata introdotta con il recepimento parziale anticipato.
perché sono sistemi dinamici e quindi viene garantito il fatto che il cittadino, essendo utente finale, ha dei diritti che non possono essere prevaricati. Quindi il diritto dell'utente finale e del cliente finale è quello di poter aderire o non aderire all'iniziativa. Quindi io posso avere una comunità energetica in espansione o anche in contrazione nel tempo, perché l'iniziativa la si ritiene non più vantaggiosa, però non posso chiaramente vincolarlo. Quindi ciascuno sceglierà il proprio fornitore e avrà il suo normalissimo contratto. Lui continuerà ad avere la sua bollettazione esattamente uguale a prima, perché lui mantiene il proprio fornitore e mantiene l'acquisto dell'energia esattamente uguale a prima. Viene poi fatto un conteggio, quella che è l'energia prodotta e prelevata, e su quella appunto vengono calcolati gli incentivi che riceve il soggetto giuridico comunità energetica rinnovabili, e poi appunto può ridistribuire tra i membri in diverse forme, che non è legato, ripeto, allo sconto in bolletta, come si diceva prima. Cioè ci sono una serie di attività che possono essere fatte con quei fondi. Sì, quindi il vantaggio economico per il socio della comunità energetica, per l'associato, è non una riduzione appunto della bolletta, perché non appare in bolletta questo vantaggio, ma è un bonifico in qualche maniera che viene fatto dalla comunità energetica, che è il soggetto economico che ha i benefici, è così? Allora, ci sono appunto diverse forme. Allora, un conto è essere prosumer, quindi consumatore e anche produttore. E quindi se io metto nella disponibilità appunto della comunità energetica rinnovabile energia prodotta dal mio impianto, posso appunto siglare, come vi dicevo prima, un accordo di diritto privato che garantisce che parte dell'incentivo derivante dall'energia prodotta dal mio impianto e condivisa fra i membri mi venga corrisposto per ritornare dall'investimento. Se io sono semplicemente un cliente passivo, cioè un utilizzatore, un consumatore, io contribuisco chiaramente all'autoconsumo. Allora, nel contribuire all'autoconsumo, qual è il mio vantaggio? Risponde a una serie di principi che sono i principi costitutivi di una comunità energetica rinnovabile. Cosa deve fare una comunità energetica rinnovabile? Una comunità energetica rinnovabile deve creare ricadute a livello territoriale, sociale, ambientale, condividere energia piuttosto che profitti finanziari. Allora, questo piuttosto che nel recepimento complessivo è stato individuato proprio con un termine avversativo, non deve generare profitti finanziari. Quindi il soggetto giuridico comunità energetica, che si troverà appunto una somma di denaro derivante da questa condivisione, potrà intervenire per il miglioramento dei territori, andare ad esempio a intervenire per fasce ISE, ad esempio promuovendo, non so, le iscrizioni agli asili per le fasce di reddito più in difficoltà, intervenendo magari a livello aziendale. Si può pensare di dire, cioè, se all'interno della comunità, ovviamente nella nostra fattispecie, c'è uno o più soggetti industriali, il beneficio economico, diciamo così, del singolo membro, in questo caso un'azienda, può essere usato dall'azienda per fare delle attività, per creare delle ricadute all'interno della propria azienda. Quindi comunque è un beneficio economico che dopo l'azienda può usare per altri scopi che non siano quello proprio della bolletta, come abbiamo in mente noi, insomma, ecco. Quindi è un nuovo modo per generare delle risorse economiche per l'azienda, che non devono essere viste per forza solo sulla bolletta, ma possono essere usate in maniera diversa. Sempre su fasce ISO, ad esempio, voglio dire, l'abbonamento ai mezzi pubblici, ecco, per determinate fasce di reddito, dico benissimo, queste saranno gratuite, piuttosto che intervengo sulla riqualificazione di edifici della pubblica amministrazione, rifaccio il teatro, rifaccio le scuole, crea un parco giochi, crea un percorso vita, cioè ci sono veramente tante cose che quindi posso fare. Mi inserisco anch'io, quindi sulla funzione di welfare, mi viene da definirlo sociale, è chiaro, non mi è ancora chiaro il meccanismo, poi chi paga queste azioni, da dov'è che arrivano i soldi? È dal cioè, com'è che senso, da dove arrivano i soldi? Allora, rifaccio una domanda che mi metto anche nei panni delle aziende che ci stanno ascoltando.
Allora, io oggi sono un'azienda che ho intenzione di mettere, non so, coprire di pannelli fotovoltaici la mia azienda, il tetto della mia azienda. Dico però vicino a me c'è un'altra azienda, magari lo facciamo assieme. E poi inizio a pensare che ci possono essere anche dei cittadini oppure i miei stessi dipendenti dell'azienda che potrei mettergli a disposizione l'energia elettrica che produco e che non utilizzerò per la mia azienda. Perché sì, già se sono in azienda è difficile che consumino quando sono lì a lavorare. Quindi se dovesse essere un impianto fotovoltaico, per quello che dicevo prima, attenti al dimensionamento, cioè è facile per questi soggetti, visto che hanno forti radici territoriali, coinvolgere dei membri anche appunto appartenenti a realtà residenziali e quindi non solo il terziario, non solo l'industria. Bisogna sempre capire che se stiamo massimizzando l'autoconsumo non è tanto il fatto che ci sia il membro, ma che quel pod consumi. Sì, sì, ok, quello è chiarissimo. Ipotizziamo che queste due aziende producono 100, il 70 lo producono, lo consumano, sì. Resta un 30%, cioè, lo mettono a disposizione della collettività. Quindi questa è una comunità energetica. A tutti gli benissimo. Quello deve che vorrei... esserci un soggetto giuridico. Oh, ovviamente, viene costituito un soggetto giuridico che è la comunità. Se lei ci riesce a spiegare qual è per ogni singolo, quindi azienda A, azienda B e la comunità, com'è che hanno il bene, qual è il beneficio? Allora, cioè dove se lo trovano? In bolletta? Allora, proviamo a fare un passo indietro, un po' quello che vi dicevo prima. Azienda A, azienda B, facciamo proprio l'esempio numerico. Poi ripeto, tante cose vedrete che verranno chiarite automaticamente, quindi diventerà più facile la lettura di questi meccanismi. Allora, il soggetto giuridico viene costituito, non è né l'azienda A, né l'azienda B, né il cittadino. È un soggetto giuridico che potrà essere un'associazione o altro e si chiamerà comunità energetica Confindustria Trento, la butto lì, ok? Giusto per capirci. Questo soggetto giuridico godrà di una serie di impianti, magari ne farà parte, diciamo, tra i membri anche la pubblica amministrazione, quindi ci sarà la possibilità per dei piccoli comuni di attingere a fondi del PNRR. Quindi diciamo che questo soggetto giuridico avrà degli impianti di proprietà suoi e degli impianti che invece sono appunto del soggetto terzo industriale. Quindi non sono suoi, ma vengono messi in disponibilità della comunità energetica rinnovabile. E il fatto di essere messi in disponibilità vuol dire che io godo per ai fini della condivisione di tutta quell'energia che non viene autoconsumata per i processi produttivi dell'azienda A e dell'azienda B. Allora, cosa succede? Mettiamoci nelle condizioni di ottimo, perché altrimenti se iniziamo a dire non viene autoconsumata tutta, penso che domani pomeriggio siamo ancora qui a provare a fare i calcoli. Condizioni di ottimo, tutta l'energia viene autoconsumata dai membri della comunità energetica rinnovabile, quindi sia quella prodotta dagli impianti di proprietà della comunità che quella prodotta dagli impianti in disponibilità della comunità energetica. Allora, cosa succede? Che fatto 100 l'energia condivisa, questa godrà di un'incentivazione pari, diciamo, a i valori individuati prima, che verranno corrisposti al soggetto giuridico comunità energetica rinnovabile. Quindi chi vede i soldi? Il soggetto giuridico comunità energetica rinnovabile. Okay. A fronte di un bilancio energetico misurato proprio sui pod tra energia immessa e energia prelevata su quella determinata fascia oraria. Quindi dalle 2 alle 3 gli impianti azienda A, azienda B più quelli della comunità hanno prodotto 100 e dalle 2 alle 3 tutti i membri hanno consumato 100, vuol dire che tutta quell'energia lì che ha transitato in rete, quindi al netto degli autoconsumi di tutti, costo zero. Esatto, viene incentivata. Quindi il soggetto giuridico comunità energetica rinnovabile riceve questo incentivo. E cosa ne fa di questo incentivo?
Qualora l'azienda A e l'azienda B decidessero di fare beneficenza perché sono, diciamo, molto legate ai territori e non hanno bisogno anche di quei soldi per ripagarsi dell'investimento, ritenendolo magari un intervento che avrebbero fatto indipendentemente dall'incentivo, possono dire benissimo, quelli tieni tutti tu, soggetto giuridico, comunità energetica rinnovabile, e facci quello che vuoi. Okay. Diversamente l'azienda A e l'azienda B dicono, ma io l'ho fatto perché sono molto legato ai territori, il costo rispetto a quello che era il semplice soddisfacimento dei miei consumi è stato molto più elevato perché ho sovradimensionato 3-4 volte rispetto a quello che era la mia necessità, vorrei rientrare in tempi utili dell'investimento sostenuto. E quindi sottoscrivo un accordo di diritto privato con il soggetto giuridico comunità energetica rinnovabile dicendo, bene, fatta 100 l'energia immessa dal mio impianto e condivisa dai membri, su quell'energia, dato il 110 euro al megawattora di incentivo, facciamo che il 70% è mio e il 30% lo lascio nelle disponibilità della comunità. Okay, sì, ad esempio, quindi la comunità energetica rinnovabile, il soggetto giuridico, a fronte di quello che sarà la somma che riceverà per la condivisione energetica, ne darà parte all'azienda A e parte all'azienda B in maniera subordinata a quegli accordi di diritto privato che sono stati siglati. Dividendo. Gli altri cosa fanno? Beh, gli altri a questo punto sono prosumer, sono solo consumatori. Supponiamo che gli impianti siano quelli che ho detto prima. Parte il soggetto giuridico, dove magari c'è anche la pubblica amministrazione, no scopi di lucro, magari hanno installato sul campo da calcio, comunale, sulla scuola, sul municipio, quindi al netto degli autoconsumi, tutto il resto viene condiviso dai cittadini. Se il cittadino è un semplice consumatore, e quindi non è un prosumer, ma è solo un consumatore, lui ovviamente sarà chiamato ad intervenire per massimizzare quell'autoconsumo, altrimenti io riceverò meno. Allora, questo suo contributo può essere valorizzato in diversi modi e io come soggetto giuridico, comunità energetica, come posso intervenire? Come vi dicevo prima, promuovendo una serie di azioni per migliorare quelli che sono i territori dove vado ad intervenire. Allora, se ad esempio il teatro comunale deve magari essere riqualificato anche in chiave energetica, piuttosto che devo fare degli interventi che possono prevedere appunto il miglioramento di determinati contesti urbani per migliorare un pochettino anche quelle che sono le condizioni di vita di quelle realtà, posso benissimo intervenire e mettere a disposizione i fondi ricevuti appunto dall'incentivazione derivante dalla condivisione energetica. Diverso è io soggetto privato, metto il fotovoltaico sul tetto, anch'io lo sovradimensiono, lo metto nelle disponibilità della comunità energetica, posso a questo punto dire al soggetto giuridico comunità energetica, dal momento in cui ho sostenuto un investimento un po' più grande, come facciamo? Ci veniamo incontro? Tutte queste regole, ripeto, saranno a breve chiarite e diventeranno molto più semplici questi ragionamenti. È chiaro che bisogna tenere ben presente che la comunità energetica rinnovabile non ha scopo di lucro e quindi non nasce assolutamente come scopo di lucro. Diversamente ci sono altre forme, altri meccanismi. Ecco perché all'inizio ho detto sono dei nuovi strumenti che non devono essere visti come la panacea di ogni male e l'unica strada percorribile. Sono uno strumento. Sicuramente anche a livello di accettabilità sociale, un'azienda che interviene in tal senso, fa un investimento con i propri capitali e lascia addirittura dei proventi alla collettività per poter intervenire sul territorio, beh, secondo me godrà sicuramente di un'accettabilità sociale diversa da un'azienda che invece magari è completamente esterna ed estranea alle dinamiche territoriali e quindi non sarà mai accettata. Quindi sono questi tutti i meccanismi, secondo me, da tenere veramente in
conto. No, no, ma questi mi sembrano chiari. No, credo che abbiamo delle domande. Abbiamo delle domande, sì. Abbiamo un bel po' di domande, alcune considerazioni. Allora, partirei dalle domande. Questa è abbastanza secca. È possibile realizzare una comunità energetica con due siti appartenenti alla stessa ragione sociale? Con solo due siti alla stessa ragione sociale? Cioè, qui bisogna capire, cioè, se la comunità energetica è di soli questi due soggetti, allora l'importante è che ci siano due pod, chiaramente. Quindi il minimo è che ci siano due soggetti. Il fatto che abbiano la stessa ragione sociale, dal momento in cui ci sono due pod, non pone nessuna limitazione. L'altra, considerando gli impianti che rilevano i fini della configurazione, ma che non fanno parte in sé della comunità energetica, attività principale, produzione di energia, è possibile ripartire una parte del contributo economico riconosciuto alla comunità anche ai proprietari di tali impianti? È il discorso che abbiamo fatto adesso. La comunità energetica e il gruppo di autoconsumo sono a scadenza. Abbiamo capito che con l'entrata in vigore di dicembre sarebbero terminate decorsi 60 giorni. Cosa vuol dire questa domanda? Perché è difficile. Allora, le comunità energetiche sono a scadenza? Penso che si intenda se una volta costituite debbano essere rinnovate. Ma non ha capito tanto. Non c'è una scadenza, c'è un'incentivazione che ha un tempo di vita ventennale, ma non c'è una scadenza. Cioè. Probabilmente era questa. Si prevede nel futuro la possibilità di adesione da parte delle grandi imprese? No, assolutamente no. PMI e quelle PMI che appunto non hanno come core quello di produzione, vendita, distribuzione di energia. Poi abbiamo alcune considerazioni, ma se ci sono domande in sala. C'è una domanda, mi sembra, o no? Sì. Immaginiamo due aziende che stanno su due lati opposti della strada. E una fa l'investimento, l'altra è un consumatore passivo. E detratto quello che è la percentuale che serve per rientrare dell'investimento, la restante parte può essere utilizzata come welfare per i dipendenti delle due aziende, oppure anche per, non so, per curare la pulizia della strada pubblica, per esempio. Cosa si intende? Le risorse devono essere messe in funzione della comunità. Sì. Sono riferite alla comunità energetica, quindi i soci facenti parte della comunità, sì. Oppure si intende una ricaduta anche sul territorio? Non so se sentite la domanda a casa. La domanda? Allora, a metà. La casa si è sentita, se no lo facciamo. Il soggetto ritornare. Giuridico chi è? No, si sente. La comunità energetica, sì. Costituita fra le due imprese. Solo fra le due imprese. Esatto, sì. Quindi è un soggetto giuridico costituito solo fra le due imprese. Beh, a quel punto decideranno loro come intervenire e probabilmente interverranno a livello locale. A livello locale. Quindi, per forza, sì, di cose. Cioè, a livello locale tra le due, a beneficio dei dipendenti delle due imprese. Se sono solo due i soggetti interessati, molto probabilmente sarà anche facile mettersi d'accordo su come impiegare, diciamo, quelle risorse. Diciamo che è una condizione a quale non tenderei e non auspico neanche nascano iniziative di questo tipo. Cioè, sarebbe molto limitante usare lo strumento così. Cioè, fortemente limitante. Abbiamo appunto visto quali potrebbero essere i casi, che faccio la manutenzione ha veramente poco senso. Cioè, sarebbe bene che queste realtà si mettessero in gioco visto la possibilità di estendere il perimetro fino alla cabina primaria. Cioè, questo vuol dire poter veramente raccogliere moltissimi pod nel meccanismo. E sarebbe a questo punto quasi stupido autolimitarsi nel restringere il contesto ad un contesto che riguardi solo due aziende, dove dal mio punto di vista, e questo è un pensiero puramente personale, le prime iniziative alle quali assisteremo molto probabilmente saranno tutte di natura industry driven, tutte, perché industry driven,
perché sono chiaramente i soggetti che devono rispondere a un'esigenza contingente molto forte. Abbiamo sentito prima qual è l'esigenza, è inutile ripeterla. E quindi per rispondere a quell'esigenza, anziché fermarsi a autoprodurre la propria energia, potranno magari fare un passo in più. Però questo passo in più, secondo me, è bene che venga fatto nell'ottica di una consapevolezza di quello che può essere il coinvolgimento di una collettività. E quindi nel promuovere veramente un percorso virtuoso che parte magari dalla singola azienda che ha già una vision di quello che potrebbe essere un percorso di transizione di quel territorio e che pian piano, anche per effetto volano, proprio nel vedere la bontà di un'iniziativa che funziona, che parte magari anche dal piccolo, inizi nel tempo ad aggregare nuovi utenti, nuovi soggetti, nuovi produttori e nuovi consumatori. Ripeto, il settore industriale da un certo punto di vista è molto facile perché ha dei profili di carico noti. Il discorso è che chiaramente non sempre si può operare nel solo quartiere industriale e sarebbe a questo punto un modo per sfruttare al minimo le potenzialità di uno strumento di questo tipo, ridurre il dimensionamento degli impianti per fronteggiare solo a quelli che sono i consumi di un'area industriale, quando invece si potrebbe fare molto di più. Perché l'obiettivo poi è sempre quello di promuovere nuova installazione da fare sui territori. È chiaro che le coperture delle realtà industriali sono un patrimonio, però riuscire ad accorpare questo a delle dinamiche di sviluppo territoriale, magari anche in sinergia e in dialogo con le pubbliche amministrazioni, gode di tutt'altro respiro, assolutamente. È un percorso più lungo. È un percorso anche culturale, perché bisogna... Esattamente, è per quello che dico, quello che ci separa da oggi a... Certo. Deve essere sfruttato per fare formazione e informazione, per far dialogare questi soggetti, perché non deve essere una risposta al caso specifico, altrimenti ci troviamo tutti con il fotovoltaico sul tetto che serve al nostro fabbisogno e la batteria d'accumulo in casa. Non so quanto funzioni. Comunità energetica, due aziende d'accordo, più 5 condomini, per esempio, assolutamente sì. Soggetti privati più facilmente assolutamente sì. Contratto di... condomini, terziario, cioè il piccolo negozietto che lavora, che durante il giorno c'è attività anche lì, ma non può produrre, cioè sono in un condominio, il primo piano è tipicamente, voglio dire, il piano utilizzato per attività di tipo commerciale, il supermercatino, il negozio di biciclette, piuttosto che la copertura non è di certo sufficiente per quelli possono attingere a quell'energia e quelli durante il giorno sono aperti, funzionano. Quindi perché non includerli nell'iniziativa. Poi ben venga se ci sono anche appunto utenti residenziali, ben venga assolutamente, anzi sarebbe l'obiettivo quello di coinvolgere di più la comunità, però l'utente residenziale ha dei comportamenti più difficili da modificare, ovviamente. Anche perché Marco, come si diceva in precedenza, c'è il tema del, diciamo, l'autoproduzione e l'autoconsumo deve avvenire all'interno della stessa fascia oraria. Sì, quindi chiaramente quello è un è più quindi bisogna avere all'interno della comunità il più possibile bilanciati anche, diciamo, dei membri che corrispondano a questi al criterio autoproduzione autoconsumo nella stessa ora. Guardate, il bello, prima di dare la parola alle altre persone che vogliono intervenire, è quello che proprio 2 settimane fa ho partecipato ad un convegno in cui un soggetto, diciamo, promotore di comunità energetiche rinnovabili, ha messo in luce come il punto fondamentale di queste iniziative sia il corretto dimensionamento. Cioè si deve partire dal conoscere chi partecipa a queste iniziative. E se uno va ad analizzare i profili di carico, il bello è proprio quello che, prendendo il singolo comparto, non si riesce mai ad avere una rispondenza uno a uno fra momento di produzione e momento di consumo. Perché ovviamente il sole c'è quando c'è, se prendiamo ad esempio il fotovoltaico. Facendo un mix di tutti quelli che sono i profili, e quindi il residenziale, il terziario, l'industriale, la pubblica amministrazione, ne esce un profilo che è straordinario, perché permette una copertura molto più ampia rispetto a quella che potrebbe essere la copertura garantita dal singolo settore. Ma per ovvie ragioni, cioè, esco dall'azienda, sì, ma consumo ancora a casa. E d'estate sappiamo benissimo
quanto sole c'è ancora dalle 5 alle 8 di sera. Ora, un ufficio, magari alle 5 si svuota, adesso le 5 ho detto forse un orario un po' sul presto, però quanti già hanno i bimbi a casa che guardano la televisione, che magari aiutano la mamma a fare qualcosa, l'aspirapolvere, e dalle 5 alle 8 può essere per l'utente residenziale un picco di consumo, un picco di carico, che sicuramente non lo è più per la realtà industriale. Anzi, è molto probabile che in quel momento quello industriale vada ad abbattersi. Il terziario potrebbe avere invece un'impennata, perché esco dall'ufficio, mi fermo a fare compere, a fare commesse, a prendere qualcosa, e quindi potrebbe essere il momento in cui accendo anche due luci in più, piuttosto che devo far vedere un dispositivo. Quindi va tenuto veramente in considerazione l'importanza di quello che è il mix di produzione, ma anche il mix di consumo. E le comunità energetiche rinnovabili si basano sul dimensionamento di quelli che sono i consumi, non degli impianti. Non si parte dall'impianto e poi si cerca di raccogliere pod per garantire quel profilo di produzione che venga coperto dal consumo. Tutt'altro. Si parte dall'individuare chi fa parte della comunità e poi si dimensiona l'impianto. Ecco perché sono sistemi dinamici. Questa è la chiave, diciamo, per riuscire veramente a promuovere questa iniziativa. Prego. C'è un tema legato ai profili di uso, ed è chiarissimo. C'è un tema legato che il sole non c'è sempre, per fortuna ogni tanto piove. Esatto. C'è un tema legato al fatto che se noi vogliamo, soprattutto che l'ambito residenziale sia autonomo, c'è bisogno di batterie. E mi sembrava che l'accumulo fosse inserito all'interno. Al di là del consumo entro l'ora, io credo che sia più importante poter dare alle famiglie, in questo caso mi sposta su un'altra tipologia di consumatore, la possibilità di coprire le 24 ore del consumo energetico. Certo. Allora possiamo iniziare a ragionare su comunità che sono anche indipendenti, non al di là dell'incentivo, ma indipendenti dal punto di vista energetico, vuol dire anche avere edifici che non consumano e consumano quello che producono. Da questo punto di vista, per quello che credo sia molto interessante questo seminario, questo webinar, perché apre la possibilità di avere veramente dei contesti urbani, non dico staccati dalla rete, ma autosufficienti. Ecco, in questo trovate interesse nei vari comuni? Allora, assolutamente sì. Io ringrazio per gli spunti, perché veramente potremmo parlarne fino a tarda serata inoltrata. Allora, il discorso è questo, l'ho già detto n volte ma non mi stancherò mai di dirlo, è uno strumento. Ci sono una serie di cose che devono essere fatte, l'efficientamento energetico in primis, quindi va bene che dobbiamo introdurre più rinnovabili, ma se consumiamo meno magari serve anche meno energia, quindi la riduzione dei consumi è sicuramente anche questo un'informazione che va veicolata opportunamente. Bisogna diventare più responsabili, più consapevoli da un punto di vista energetico, come utenti finali. Il discorso dello storage, assolutamente sì. Il problema sono i costi dello storage. Ma è previsto chiaramente, quindi, non solo l'energia prodotta da FER, ma anche l'energia accumulata da impianti di storage quando prodotti dal medesimo impianto FER. Quindi, è ovvio che se io metto sul tetto il fotovoltaico e ho la batteria, e vi ripeto, tantissimi esempi che abbiamo seguito direttamente come RSE hanno questa configurazione. Allora, non è sempre facile riuscire a dimensionare correttamente impianto di produzione e sistema di accumulo, e soprattutto non è sempre facile avere dei tempi di ritorno dell'investimento allettanti eventualmente per un investitore terzo. Diverso è quando c'è in gioco una pubblica amministrazione. Completamente diverso. Grazie. Completamente diverso. Vi faccio un esempio di... Volevo cogliere ancora... Sono veramente una marea di domande. Perfetto. Scusa se ti interrompo, Mario, ancora... Vai. Di ritorno una domanda dopo ce n'erano due o tre che chiedevano sul focus ESCO, sì? Cioè tipo per capire se un ESCO può partecipare a una comunità energetica anche realizzando l'impianto, dimensionandolo opportunamente e poi condividendo i benefici. Allora,
condividendo i benefici, cioè il discorso è... Secondo accordi privati opportunamente realizzati. Esatto, è sempre un po' il discorso di prima, cioè posso limitarmi a essere un soggetto terzo che indirizza il soggetto giuridico nella realizzazione degli impianti, prendo una commessa perché faccio la progettazione, la fattibilità, l'installazione e ne resto fuori, oppure posso anche essere un soggetto, se rientro in quei soggetti che possono partecipare alle comunità energetiche rinnovabili. Quindi sempre ritorniamo al discorso previsto a livello di direttiva, insomma, PMI, che la mia attività principale non è, allora posso anche partecipare come membro. Cioè, l'apertura al soggetto terzo apre veramente tantissime sfaccettature e possibilità di dialogo. Dipende sempre se uno reputa più interessante, diciamo, fare un investimento a lungo termine, dicendo io poi resto nel meccanismo di incentivazione che dura 20 anni, su quell'energia incentivata mi faccio riconoscere una parte, oppure io mi faccio pagare brutalmente il mio obolo per aver contribuito allo studio di fattibilità, realizzazione e progettazione e poi lascio tutto nelle mani e nella gestione del soggetto giuridico. Sono diverse le sfaccettature, sono diverse le opportunità. Cioè lì sta un po' anche al tipo di soggetto che vuole mettersi in gioco e qual è, voglio dire, il know-how che vuole portare a disposizione di queste costituende comunità energetiche rinnovabili. C'era una domanda in Federico. Sì, non so, Federico, non so, ancora qualche domanda per ricordare. La vedevo. Anche qua. Chi è che ha domande in sala? Prego. Prego. Magari se si avvicina, perché non sappiamo se sentono da casa che abbiamo i microfoni qui. Devo chiedere, vedete che l'energia che viene condivisa, cioè il ristoro e l'incentivo, ma di fatto quell'energia prodotta appartiene alla comunità, quindi essendo basata su accordi privati, potenzialmente tra i diversi produttori e consumatori potrebbe anche venderla all'interno della comunità ai soggetti consumatori, oppure la cede gratuitamente per l'autoconsumo interno. È il discorso che vi facevo prima, il modello è virtuale, quindi quell'energia transita in rete e io acquisto energia dal mio venditore con il mio contratto. Io non vedo il soggetto giuridico comunità energetica. Cioè io ho il mio contratto di fornitura e io ricevo la mia bolletta, punto. Ho quel consumo. Sul mio pod è registrato quel consumo, sui pod in immissione sono registrati appunto dei flussi energetici che andranno a definire quella che è stata l'energia prodotta e immessa in rete nel momento in cui io ho consumato. Quindi non è di proprietà l'energia della comunità energetica. Questo è il discorso. Cioè io ho il contratto di fornitura, punto e stop, con il mio fornitore. Essendo un modello virtuale, tutto si calcola sulla base dell'infrastruttura esistente. L'impianto di produzione produce, sta producendo 100, la comunità in questo momento autoconsuma 80, su quegli 80 verrà effettuato appunto un calcolo che 120 hanno transitato in rete, 80 sono stati autoconsumati, su quegli 80 godo di un ristoro e di un'incentivazione. Ristoro che adesso abbiamo parlato di certe cifre, ma vi ho detto, recepimento parziale anticipato, cabina secondaria. Siamo andati alla cabina primaria, alla logica cosa vuole? Che quel ristoro diventi meno, perché vado a impegnare una porzione di rete maggiore, un'infrastruttura esistente maggiore, perché io sto usando quello che c'è. Okay. E quindi probabilmente quegli 8 diventeranno 7, 6, vedremo. Io non mi aspetto che scenderanno molto. Così come l'incentivo, 110, rimarrà 110? Non lo sappiamo. Per il fotovoltaico potrebbe essere, o magari verrà un po' ridotto. Ci sono una serie di altre tecnologie. Le tecnologie che avranno bisogno di approvvigionamento di materia prima in ingresso godranno di altri incentivi? Auspicabilmente, vedremo. Però l'incentivo non è legato all'energia della comunità, perché la comunità non è che ha dell'energia sua. Cioè, questo che voglio dire. Cioè, ad ogni utente finale viene garantito il diritto appunto di essere utente finale e come tale può decidere il proprio fornitore. Non è vincolato alla comunità energetica rinnovabile, altrimenti sarebbe un problema. Perché poi se esce dallo schema, per lui sarebbe un grossissimo problema.
invece lui mantiene esattamente la sua condizione così come oggi, inalterata. Così come gli impianti, cioè l'impianto viene allacciato alla rete che c'è, cioè con un pod in cui verrà contabilizzato il flusso energetico appunto al netto degli autoconsumi. Quindi fatto quello viene fatto un bilancio, il soggetto giuridico riceve appunto l'incentivo e poi ridistribuisce sui criteri che abbiamo visto prima. Questo ha risposto a una bella serie di domande. Colpo di coda. Poi chiederebbero in realtà un esempio pratico, se abbiamo... Oddio, un esempio pratico, allora... una già realizzata. Facciamo così, su YouTube, pagina di RSE, se mettete comunità energetiche rinnovabili trovate una serie di video, 6 in particolare, che sono i 6 progetti pilota seguiti da RSE. Ci sono sempre io, diciamo, che presento il progetto. Se andate a vedere il progetto pilota di Storo, CEDIS, Cooperativa Elettrica Storica di Storo, trovate proprio un esempio pratico di come ci sia stato un dialogo fra un soggetto terzo, Cooperativa Elettrica Storica, che ha messo a disposizione know-how, fondi, l'amministrazione comunale che ha messo a disposizione la copertura di un edificio pubblico, una ex scuola, l'intervento del presidente dell'associazione, perché è stata individuata quella come forma di soggetto giuridico che è andato a costituirsi, la forma più snella se così vogliamo, che ha evidenziato come questa iniziativa ha permesso anche di riqualificare un borgo e di ridare anche in parte vita a un borgo, e il sindaco che illustra come vengono impiegati gli eventuali proventi derivanti dall'incentivazione legata alla condivisione energetica. Quindi dura 6 minuti. Sì, ce l'ho qua. Ecco, vedo che appunto il direttore Busato lo ha già trovato. Non è difficile trovarlo, veramente. Andate su YouTube, pagina RSE, ce ne sono 6, basta che mettete comunità energetiche rinnovabili, guardate quello di Storo, mi pare il titolo sia CEDIS, sì, e riprende comune un pochettino di Ricco Massimo. Esatto, di Ricco Massimo, sì. Riprende un pochettino, secondo me, un esempio calzante. Non ce n'è nessuna, vi dico, di attività che abbiamo seguito direttamente industry driven, proprio perché, parlando di recepimento parziale anticipato, era molto difficile per un'industria prevedere impianti così piccoli essere sottesa appunto alla cabina MTBT. Cioè, quando entra in gioco un soggetto industriale è ovvio che anche le dinamiche sono più complesse e i limiti, a questo punto mi permetto anch'io di chiamarli così, introdotti dal recepimento parziale anticipato, hanno un po' escluso questi soggetti. C'è stato qualche caso dove soggetti industriali sono intervenuti come investitore terzo, ma nella maggioranza dei casi, diciamo, non abbiamo queste dinamiche. Qui secondo me è bello e rappresentativo perché potete vedere il consorzio elettrico di Storo un po' come il soggetto industriale che è intervenuto come soggetto terzo. Ecco perché vi ho detto guardate quello, perché riprende un po' la dinamica che abbiamo detto prima. E infatti hanno anche siglato un accordo di diritto privato fra consorzio elettrico di Storo e comunità energetica rinnovabile, avendo sostenuto loro l'investimento. Quindi riprende un po', diciamo, il discorso che abbiamo fatto. Federico, c'è ancora qualche domanda? O... ce ne sarebbero decine. Allora, bene. Magari chiudiamo dopo. Se riesce a commessare qualcuna, poi... No, in realtà sono tutte... rapidissima che arriva a dare un attimo il senso. Ma vieni più vicino, se no non ti sentono. Era solo in realtà per inquadrare un po' meglio il discorso della cabina primaria, no? Perché prima appunto di questo incontro ne avevo seguito un altro in cui, per dare più il senso dell'iniziativa, la cabina primaria, ce ne sono poco più di 2000 in Italia, quindi significa che spesso una cabina primaria va a servire diversi piccoli comuni. Quindi, cioè, oggi abbiamo parlato ad esempio di dire
due, tre pod, cioè la portata è molto più ampia, come appunto l'ingegnere Armanasco stava sottolineando più volte, cioè quindi la comunità spesso è proprio tutto il comune, se non più piccoli comuni. Ecco, scusate, era solo un intervento di puntualizzazione. Federico, qualche ulteriore spunto? Ovviamente andiamo verso la chiusura, visto che abbiamo già sforato comunque, quindi... Qui parlano, chiedono qual è la forma giuridica con cui costituire una di queste comunità energetiche. È definito da nessuna parte, cioè non deve essere quella forma, quel soggetto giuridico. Quindi diciamo che la forma più snella è l'associazione, chiaramente. Quindi non serve andare dal notaio. Con l'associazione? No. Altre forme giuridiche lo prevedono. Ad esempio, molti all'inizio dicevano che per antonomasia la forma cooperativa era quella che più richiama gli obiettivi che dovrebbe perseguire una comunità energetica rinnovabile. Per certi aspetti potremmo dire di sì. Non c'è, diciamo, un vademecum che deve essere quello il soggetto giuridico. Deve essere quello più confacente a rispondere a quelle esigenze. Quindi laddove c'è un'attività veramente snella che nasce da un approccio che segue il secondo cluster, quello social, è ovvio che l'associazione è quella probabilmente più considerata come forma giuridica. Diversamente serve un soggetto giuridico più robusto per amministrare una realtà con dinamiche differenti. Quella dell'associazione è un soggetto giuridico molto debole. Quindi laddove la complessità del meccanismo è completamente differente, la numerosità dei pod è differente, c'è l'inclusione di soggetti industriali, terziario, residenziale, pubblica amministrazione, mi viene da dire che forse l'associazione non è neanche da considerare. Però non c'è una risposta univoca, quindi dipende veramente molto quali sono le esigenze alle quali si sta tentando di rispondere. I modelli che avevano indicato all'inizio di... Certo. E mi sembra però molto bello il principio proprio del paradigma della sostenibilità, perché è veramente applicato in questa forma, dove il valore aggiunto è questo vantaggio sia per la impresa, ma soprattutto per l'imprenditore che diventa sostenibile e non solo da una donazione, ma diventa proprio un soggetto attivo nel creare una corresponsabilità e una interconnettività di sistema. Sono d'accordo con quello che diceva il direttore di Banco. E speriamo che le ESCO possano avere un ruolo davvero attivo nel divulgare insieme ai soggetti come le ESCO piuttosto che il GSE questa cultura che ha raggiunto. È veramente un cambio di paradigma. No, i quattrini, sicuramente non è per guadagnarsi. Chiedo un'altra cosa, Pantaccio, e potrebbe anche essere interessante il coinvolgimento proprio nel consumo H24 degli RSA, degli ospedali. Non è solo interessante. Direi che è quasi mandatorio. Cioè è un patrimonio quello degli enti del terzo settore che non mi lascia neanche immaginare, cioè è veramente incredibile, sia in termini di coperture che in termini di profili di carico, perché come ben sapete vanno garantite determinate condizioni che magari sul cittadino normale possono anche soffrire, voglio dire, di alcune mitigazioni in più. Per determinate fasce tutelate ovviamente non è così, e quindi assolutamente sì, laddove si può. È proprio questo lo spirito con cui devono essere costituite queste iniziative. Ecco perché vi dico, quando parlavo prima di accettabilità anche del soggetto industriale che si muove perché ha un legame con il territorio, cioè non è una donazione, è un'interazione con il territorio.
È un wifi attivo. Esattamente. Esattamente. Ricordando che l'aspetto elettroenergetico è il 30% del tutto. Il resto non riguarda l'aspetto elettroenergetico. È chiaro che per dare un'incentivazione lo dobbiamo fare da ingegneri e quindi definiamo il perimetro elettrico e andiamo a guardare i flussi energetici. E va benissimo. Ma come vi ho detto prima, ci sono anche altri indicatori che dovranno essere introdotti, che sono una serie di addizionalità che dovranno andare a valorizzare tutta una serie di interventi che non possono essere quantificabili con l'elettrone che transita da A a B, ma che hanno proprio altra natura e rispondono ad altri obiettivi. E se voi guardate nel testo della direttiva, la frase introduttiva che definisce proprio le comunità energetiche rinnovabili è molto chiara, perché genera ricadute a livello sociale e territoriale. Quello è il primo concetto che viene richiamato all'interno della direttiva. Ed è su quello che si fondano queste iniziative, perché sono veramente delle iniziative che mettono il protagonismo al centro della transizione. Ripeto, non è l'unica risposta, ma se la comunità energetica rinnovabile è lo strumento che si vuole utilizzare, ricordiamoci la centralità del cittadino. È una domanda alla quale si può non rispondere alle 18:18. Si è chiuso il collegamento. Penso che per fine anno avremo tutto. Io confido anche prima, però diciamo sì. Però ripeto, cioè non guardiamolo come è tanto in là, guardiamo come siamo già in ritardo. Esatto. Diciamo che colgo questo spunto soprattutto alla luce della lista di domande molto lunga. E visto che ho detto che è un tema in divenire, insomma, colgo l'occasione che le bocce non sono ancora ferme, ma si fermeranno, insomma, entro fine anno, speriamo. Quindi cogliamo l'occasione per precettarti per il prossimo incontro, insomma, noi come sezione, insomma, su questo tipo di tema, insomma, presidieremo, perché comunque è quanto mai necessario dare tutto il supporto necessario agli associati, perché è un tema sul quale, come si diceva all'inizio, bisogna fare formazione e informazione. Speriamo perlomeno oggi di aver smontato magari qualche luogo comune, perché comunque sui giornali oggi non passa giorno che si parla di comunità, però si leggono anche delle cose che poi non corrispondono al vero. Quindi con l'incontro di oggi speriamo, insomma, di aver perlomeno dato il focus su quelli che sono realmente i vantaggi. Abbiamo visto che ci sono tante cose da fare, però ecco, noi continueremo come sezione, come associazione, a tenere la cosa monitorata. Quindi Fabio, tieniti pronto che quando c'è maggiore chiarezza su questo tema ti rinviteremo per dare ulteriori contributi, ecco. Quindi io chiudo. No, ringrazio anch'io. Io direi, siccome non le vedo più, ho visto che ci sono tantissime altre domande, e io penso che ci possiamo prendere l'impegno di rispondere, se non direttamente noi, de colpa, prendiamo anche il dottor Arnamasco e chiediamo magari dove non possiamo essere direttamente noi, o anche sì, Simone, certo. Canteri, certo. E vi diamo una risposta a tutti. Certo. Anch'io ringrazio tutti di aver partecipato anche in maniera così attiva, in modo particolare dottor Arnamasco, che con il quale, l'ha già detto Simone, la chiameremo sicuramente ancora, visto che questa è una tematica molto interessante. Proprio per chiudere, io ho capito una cosa che sicuramente, qua lo diceva anche la dottoressa Paonessa poco fa, è un po' un cambio di paradigma questo. Io mi sono notato bene, diceva prima il dottore, bisogna che impariamo innanzitutto a consumare meno, e questo negli ultimi tempi ce lo sentiamo dire da chiunque inizia a partecipare ai nostri convegni. Forse fino ad oggi non ci siamo resi conto di quello che avevamo, ed è anche, mi viene da dire, a volte dell'abuso, cioè il consumo non è l'ultima delle cose, dallo spegnere la luce quando si
si andava via, eccetera. Oggi bisogna che ci creiamo probabilmente un nuovo modo di pensare, una nuova cultura, ma in questa nuova cultura significa che si può anche andare a fare le cose e a farle insieme. Ecco, la comunità energetica mi sembra che spinga proprio a questo e soprattutto avrà un ruolo dove anche il privato può giocare, il privato inteso come l'azienda, è un ruolo importante nel momento o ancora più perfetto che ha un senso maggiore quando si mette insieme al pubblico. L'esempio che faceva dell'RSA o degli ospedali mi ha fatto pensare questo, perché sicuramente noi avremo bisogno di interagire e penso che il nostro territorio trentino, l'ha detto anche lei e mi fa piacere, ci sia già anche una mentalità, quella delle comunità, di ragionarci su questo e vediamo di se riusciamo a mettere insieme, su questo mi prendo l'impegno come Confindustria, a promuovere questo anche attraverso le aziende che operano in questo settore e che spero ci possano dare una mano. Quindi grazie ancora Simone per aver voluto creare questo momento e sono sicuro che ne creeremo tanti altri su questi temi. Assolutamente. Grazie a tutti e buon weekend. Ah, ecco, sì, mi stavo dimenticando, sempre sui temi diciamo legati all'ambiente, ci tengo anche a sottolineare come il 10 maggio presenteremo sempre come webinar il nuovo piano provinciale dei rifiuti urbani e soprattutto lo focalizzeremo su cosa cambia per le imprese. Il tema rifiuti è un altro tema molto importante che sta toccando in modo particolare il territorio trentino. Voi sapete che la discarica è piena, è arrivata al limite, quindi dobbiamo trovare anche lì delle soluzioni. Mi viene da dire, forse queste soluzioni andavano trovate qualche anno fa, pensate almeno qualche anno fa, forse siamo un po' in ritardo, però anche su questo tema come Confindustria vogliamo esserci, poter dire la nostra, ma soprattutto anche qui è sempre un fatto culturale, quindi dobbiamo iniziare a far cultura anche su questo. Quindi iscrivetevi anche a questo webinar che penso possa essere sicuramente interessante per le imprese. Saluti a tutti, grazie ancora a tutti quanti per la partecipazione. Arrivederci. Arrivederci, grazie.